Allora, eccoci insieme. Volevo appunto che venisse spiegato, passo prima a lei, Presidente, poi comunque, come funziona? Ci spieghi tecnicamente, lo stavo facendo prima Prenota. fuori onda, che deve ripetersi. Quando il cittadino, il paziente, va dal medico di base, gli fa la ricetta, chiama il CUP, cioè il centro di prenotazione, che è pubblico, è dell'ospedale. Nel momento in cui l'ospedale o comunque un ambulatorio pubblico riesce a dare la prestazione entro i termini prescritti nella ricetta, viene ovviamente prenotata la visita in ambito pubblico. Nel momento in cui il pubblico è pieno e quindi scatterebbero i termini oltre la lista d'attesa indicata nella ricetta, scatta il privato convenzionato, ma lo decide il pubblico, l'ufficio pubblico. Non è una scelta prioritaria, è una scelta a sostegno del pubblico, tanto che Quindi le privato linee. convenzionato è a sostegno Giua. della struttura E sembra pubblica. più impegnativa. Le Sì, linee regionali perfetto. dicono che le liste d'attesa vanno mantenute con il sistema pubblico e qualora il sistema pubblico non è in grado di erogare, perché ha moltissime prestazioni, si supporta con il Sistema privato accreditato. accreditato, quale ha budget stabiliti in In anticipo, ben anticipo. fissati e non ampliabili, perché il monte dei budget privati è stabilito dal riparto che si fa ogni anno in sede di quinta Triennale commissione. addirittura quest'anno, Cosa triennale da quest'anno abbiamo fatto diceva Mari addirittura Pallaro prima invece? Cosa diceva biennale. lei? No, no, ma dicevo appunto Infatti. questo, cioè il fatto che intanto credo anche sulle liste d'attesa va chiarito perché è ovvio che noi dobbiamo distinguere la specialistica, gli esami ambulatoriali che si fa, lo diceva prima, 150 mila euro su quasi 150 milioni 150 milioni su 9 su 9 miliardi circa, miliardi, è quasi, per cui quasi no. esattamente. Ma stiamo parlando di visite specialistiche. La sanità è tanto, è molto di più delle visite specialistiche che hanno i tempi di Visite e attesa. prestazioni Certo, anche, perché vuol dire esatto. c'è tutto un mondo dietro. Poi dobbiamo anche tener conto che molto spesso nel privato si fanno pezzi di attività che sono quelli, l'esame del sangue, le Infatti io visite stavo pensando anche a specialistiche, queste, le esatto. complessità grandi, il privato non se le prende perché hanno costi molto alti e non hanno un ritorno in termini poi di utile importante. Per cui anche questo, perché poi quando tu devi fare un intervento di un certo tipo, alla fine dove ti rivolgi? In Veneto, perché poi non possiamo neanche generalizzare, io parlo del Veneto perché Sì, appena ti perché muovi fuori i è mondi sono diverso. diversi, la Sì. Lombardia è un altro mondo, ma in Veneto un problema serio, lungo, tu vai nel mondo del pubblico, per cui insomma anche questo va un po'. Concorda con questa situazione, quindi allora quando si parla di privato, perché è sorta questa specie di diatriba in cui voi avete anche ribadito, perché poi anche il Presidente tra l'altro ha detto basta demonizzare il settore privato, consente di fatto un risparmio di 1 miliardo circa di euro l'anno alle casse del Veneto. Infatti, diciamo questo, che noi ci sentiamo un po' il braccio lungo un po' della sanità pubblica fondamentalmente, È in base a quanto diceva appunto il e c'è Presidente, anche questo è chiaro. riconosciuto questo. E poi ovviamente la sanità convenzionata è una sanità che è sempre, diciamo, molto sotto attenzione anche da parte della sanità pubblica, perché noi abbiamo controlli, abbiamo l'azienda zero, eccetera. È molto, molto, diciamo, restrittivo, ma soprattutto controlla molto queste strutture fondamentalmente. Noi abbiamo gli obblighi di autorizzazione, di accreditamento, eccetera, biennali, annuali, biennali, quindi Ma anche lo stesso ispettivo regionale, nel momento in cui uno è privato accreditato, è sotto il possibile controllo dell'ispettivo controllo. regionale, cioè quindi Esattamente, come fosse difatti. pubblico, con oltretutto inserito in legge nella riforma della sanità che anche qualora il privato non rispettasse, no, Liste le d'attesa. indicazioni che dà l'ispettivo, quindi di Sì. avere documentazione, accesso agli spazi, Dell'accreditamento. si può arrivare fino al 20% di ammenda, cioè quindi di sanzione del valore dell'accreditamento. Quindi Dell'accreditamento. E anche col rischio che se non operi in condizioni ovviamente di legge, ti è tolto l'accreditamento Ma certo. praticamente. Togli l'accreditamento, è ovvio che crea Ecco, delle ma al privato problematiche. convenzionato tanti ricorrono anche, a parte appunto diceva esami del sangue, che sono cose così, Del sangue, anche per la giustamente. diagnostica, anche, soprattutto per la diagnostica, che diventa fondamentale, che a prescriverla è il medico, giusto? Anche lo È il specialista medico, è lo stesso. specialista. Però quando uno va dallo specialista, il specialista prescrive un certo tipo di diagnostica e ti danno dei tempi abbastanza lunghetti, io
il cittadino dice vado privatamente anche a volte con la diagnostica. Adesso chiedo supporto di entrambi a spiegare questi passaggi. Anche lì noi abbiamo proprio una linee guida, no? Regionale, in accordo anche con i medici di medicina generale. Quando lo specialista prende in carico il paziente, allora facciamo l'ipotesi, impegnate il medico di medicina generale, viene da me come specialista. Io ritengo che per quel paziente devo fare degli esami, allora prendo il mio ricettario, non ritorna più dal medico di medicina generale, l'ho preso in carico io, e scrivo io a questo punto se è urgente, se non urgente, come specialista. E quindi poi mi attivo anche personalmente a volte, però la prassi è questa. E quindi si va poi dopo al CUP, sempre con quelle indicazioni degli esami, se sono effettivamente da fare subito o meno. E molto spesso si dice viene a controllo fra 6 mesi, 8 mesi o un anno, con questi esami che tu avrai tutto il tempo di fare. Quindi c'è una no, se poi ritengo che invece è urgente, no, allora vai al pronto soccorso. Sto sentendo l'idea. Quindi questo iter è controllatissimo. Però io registro che c'è una sofferenza un po' da parte di tutti, ma soprattutto dei medici ospedalieri, sì, dai primari ai dirigenti medici, c'è una sofferenza che deriva probabilmente anche da modelli che questa società ormai un'insofferenza, ci offre. Perché, oltre che sofferenza, è anche un'insofferenza, è quello il problema. Perché effettivamente si pretende, una pretesa di tutti, giusto, no? Quella di stare bene, insomma, la salute è uno dei momenti più importanti. Però come modello della nostra società oggi, chiedo scusa per fare confronti che sono anche queste come capri e cavoli, però per far capire meglio insomma, il concetto, questo sì, tipo di cose. Vede, oggi fare la velina o un calciatore magari di fama, cioè che è il gioco del calcio, noi poi la chiamiamo professione, ma uno dice il gioco del calcio, e allora, uno entra in un ristorante, un giocatore famoso, ti pagano anche per entrare in quel ristorante. Se un neurochirurgo ha salvato la vita a tante persone, entri in quel ristorante, guai a non pagare, voglio dire. Perché come modello salvare la vita non è oggi più importante o pari importante di saper giocare al pallone. Questi sono i modelli. Per cui i giovani oggi, chi è che vuole fare neurochirurgia ad andare a prendere 3.000 euro al mese, a rischiare la propria vita, quella dei pazienti? Cioè, se non cerchiamo di cambiare questo modello di società, che non è soltanto, ripeto, il fatto di guadagnare, no, perché uno se fa quel mestiere lo fa anche per passione oltre che per professione, ma quello di sostenere, ci sono molti modi di rendere importante una professione. Faccio un altro esempio. Io ho un figlio che è stato arruolato nell'Air Force americana, perché mia moglie è americana, quindi dice, io sono l'unico straniero in casa, perché sono l'unico che ha il passaporto italiano, gli altri sono anche il passaporto americano. Ebbene, ha fatto il giuramento, sono andato a San Antonio in Texas, e mi crede, quando è uscito fuori dalla base americana, quindi si riconosceva per questa divisa che aveva appena fatto il giuramento, lei non sa quanta gente lo fermava per strada, al di fuori della in città, stringendogli la mano, dicendogli grazie per servire il nostro paese. Ecco, questa è la dimensione che mi ha fatto capire la differenza di civiltà. Quando per te è importante una categoria di persone, ci sono molti modi per valorizzarla, non per forza facendogli guadagnare di più, voglio dire, ma per metterla al centro di una certa situazione. E lì c'era la corsa per andare a fare il militare. Per carità, è una categoria diversa, ma la stessa cosa può essere trasferita sugli insegnanti, sui medici. Se io come società, come Stato, ritengo che la salute, l'educazione e l'istruzione siano dei pilastri fondamentali, io devo trovare il modo di sostenerli, altrimenti c'è la demotivazione, si va via e noi costruiamo una società di vecchi e non diamo un futuro non alla nostra sanità ma al nostro paese. Assolutamente. Di questa fuga voi vi siete fatti carico, no? Sì. Perché anche personale medico e paramedico, ed è un grossissimo, questo che ha palesato il dottore, un grossissimo problema. Forse non è così presente chi è cittadino, chi fa il paziente, no? Perché la vede dal suo punto di vista.
però esiste. Allora, diciamo che io condivido molto quello che diceva adesso il dottor Avruscio, perché i dipendenti pubblici in senso lato, e la gente però non sa distinguere, no? Perché ovviamente rimane sempre sul generico, dentro c'è il personale della sanità che è stato sottoposto per anni come dipendente pubblico alla calunnia, no? Siamo quelli che non ti prendono il cartellino, siamo quelli che... Ma purtroppo già abbiamo degli esempi, sono stati degli esempi... Certo, ma gli esempi poi non sono, perché il 99% dei lavoratori di questi mondi sono persone che fanno i turni, che fanno straordinario, che si fanno carico, che sono presenti, che il Natale, Pasqua sono, no? Garantiscono il servizio. E credo che quello che manca oggi è... il riconoscere uno status, un riconoscimento anche umano, che credo serva, perché poi anche il sacrificio a volte, e invece l'utenza quando arriva, tu sei quello che non ha voglia di fare niente, che tanto se non sei qui a fianco del mio letto vuol dire che sei da qualche altra parte, e questo è un punto, bisogna ritornare a un'educazione di questo tipo. Poi rimane tutto il problema, l'abbiamo detto, della carenza dei medici, ma in generale del personale. Su questo io però vorrei anche provare a buttare un po' più là il tema. Allora, è vero, oggi noi abbiamo i medici, il numero chiuso, le università, la carenza, eccetera, ma negli ultimi 10 anni noi abbiamo visto, da parte delle professioni laureate non medico, uno sviluppo molto forte. Noi conoscevamo l'infermiere che aveva i 3 anni di scuola, eccetera. Oggi abbiamo 22 professioni laureate sanitarie che sono a supporto dell'attività. Allora bisogna pensare anche a un modello sanitario che tenga conto di questi professionisti, perché il medico faccia il medico, cioè la parte, quello proprio della diagnosi e della cura, e tutte queste professioni vengano impiegate, valorizzate per quello che possono dare, così avremo anche costi, spese e anche in qualche modo riconoscimento diverso, perché poi ognuno farà quello che è giusto fare. Poi mi aggancio su quello che si diceva prima, efficientare il modello veneto, io lo vedo molto difficile. Io devo dire che insomma noi credo che abbiamo, cioè siamo già arrivati oltre, il pozzo è già prosciugato, non c'è più niente. E su quello che si diceva prima, dare ai cittadini orari che siano compatibili con sappiamo che il Veneto l'ha già fatto, perché insomma ci sono stati accordi su questo, perché il Veneto già da 3 anni ha previsto la possibilità delle aperture serali e prefestive. No, ci sono ancora, ancora. Allora, attenzione, ancora. Non è che non sono più previste, previste perché sono diventate attività istituzionale. Noi l'abbiamo fatta per 2 anni con i soldi che venivano insomma da parte della libera professione dei medici. Poi questa cosa, perché diventava, no, capire effettivamente se c'era bisogno da parte della popolazione, poi invece è diventata attività istituzionale. Tant'è che oggi le strutture sono aperte fino alle 11 di sera durante i giorni feriali, poi il sabato, proprio per dare risposta a quelli che durante insomma il giorno lavorano e non ritengono di perdere, tanto perché insomma anche questo... Non l'aveva precisato, cosa diceva? Ma, io vorrei partire da due considerazioni, cioè che riguardano i cittadini, insomma, ecco, e la spesa, insomma. Quando fare degli esami, comparato il costo, vuol dire, del ticket, preferisco farli nel privato perché mi costa meno, questo è il problema, sì. Per cui poi i numeri arrivano a dire che ci si va meglio nel privato, insomma, ecco. E anche questo è vero, ci sono dei costi, dei parametri sui quali, voglio dire, il nomenclatore, il tarifari regionali, quelli sono, eccetera, però questo vuol dire che ci sono ancora dei margini di efficientamento per cercare di far tornare, come dire, nella struttura privata, nella struttura pubblica, quello che oggi va nella struttura privata. L'altra questione che io pongo, insomma, io ho visto paginate e paginate all'inizio di quest'anno sui compensi in questi triennio dei medici nell'intramenia. E guardate che ha fatto un effetto grandioso nei cittadini, cioè erano cifre elevatissime, voglio dire. Allora, abbiamo margini di efficienza su questo?
Se posso... Perché sì, vuol dire, io non è che dico che, se no quei soldi là sono andati dalle tasche dei cittadini perché hanno ritenuto di andare nell'intramenia a spendere cifre elevatissime. E ho visto cifre che insomma sono da capogiro, vuol dire... Allora, dottor Avruscio, poi se vuoi sentire... Andavano anche oltre un milione di euro di un singolo professionista in un triennio. Quindi questo è tutte persone... che lavorano nel sistema pubblico. Allora, questa è la domanda, vuol dire, politica. Domanda da cittadino. Sì. A me dispiace di non essere stato inserito nell'elenco. Non c'era, dottor Avruscio. Perché abbassava la mente. No, ma semplicemente perché sono non attività chirurgiche. Meglio, dottor Avruscio. Sì. L'attività chirurgica, no, è purtroppo... l'attività chirurgica privata... costa, no? Perché ci sono i ricoveri, eccetera, insomma si mette in conto tutto, si mette una quota che va all'azienda ospedaliera, perché non so se sia il 30% o quello che sia. In ogni caso però, io ripeto ancora una volta perché non voglio criminalizzare, io darei un premio a chi contribuisce allo Stato sociale. Chi è che contribuisce? Chi guadagna di più? Più guadagni e più paghi le tasse, se sono cose, come dire... che non siano in nero, perché esatto. Quello io farei come Al Capone, mi chiuderei in carcere e butterei le chiavi. Però se è una libera scelta, un cittadino vuole essere operato dal dottor Keeper, allora io devo dare questa libera scelta oppure sono in un regime in cui insomma va bene chiunque? Io ho c'è sempre quel rapporto medico-paziente, sempre che sia libero, una libera scelta. Come faccio a capire se sono costretto ad andare in libera professione, come succede in certe regioni come la mia Calabria, perché non funzionano le apparecchiature, perché insomma è un sistema in cui neanche i bilanci vengono presentati, rispetto invece a una libera scelta. Io ho un'assicurazione, la pago e voglio effettivamente essere operato. In azienda ospedaliera è difficilissimo essere operati privatamente. C'è soltanto un luogo che si chiama Dozzinanti, dove se uno privato vuole essere ricoverato e mi chiede, ma neanche per favore, perché c'è una lista, insomma, è difficilissimo essere operato in libera professione, mi creda. C'è un sola linea telefonica, se io vado su una struttura privata accreditata, avranno 10 linee telefoniche, da noi ce n'è solo una, mi chiamano pazienti per una visita, non riusciamo a metterci in contatto, può fare lei? No, non posso, perché deve andare attraverso questo per dire. Ma la libera scelta com'è? Sono i tempi di intervento, nel senso che se io che voglio essere operato da Tizio e voglio Tizio e ho un'assicurazione mia privata, ma non è che io vado in libera professione e domani vengo operato, no, anche lì c'è tutta una prassi, c'è tutta una, come dire, bisognerebbe approfondire questo, saperlo, conoscerlo, perché ripeto, la scientificità di questi studi manca, perché manca il quid fondamentale, il numero di persone che si rivolgono in un sistema o in un altro. Perché se io non ho questi numeri, è chiaro che poi dopo faccio di tutto un'erba un fascio, no? E dico, beh, consumo 4 polli, 2 su 2 persone, 2 a testa. No, magari uno ne mangia 3 e un altro 1. Ecco, certo. Allora, ripeto, il Veneto, per quanto migliorabile sia il nostro sistema, perché ce ne sono, no? Voglio dire, se ci sono pochi soldi allora bisogna anche saperli, no? Distribuire in maniera più corretta, e c'è anche molto da fare, ripeto, io parlo per quello che è la categoria dei medici, insomma si può fare di più in questo ambito, però insomma considerando un po' tutta l'Italia intera, io una cosa lamento però, vede, mettiamo che ci sia un russo che voglia operarsi a Padova. Allora, cosa che succede comunque? Non sto dicendo. Allora, se questo russo chiama, trova una persona che sappia parlare inglese, che sappia parlare arabo, che sappia parlare eccetera. C'è un sistema del genere per attirare persone che non vengono con l'impegnativa, ma pagano, e quindi è una ricchezza che giunge alla regione, all'azienda, eccetera. Non esiste. Poi mettiamo che questo paziente arrivi a farsi operare, essere ricoverato, ci sono degli infermieri, delle persone, non è che parlino le lingue? No.
Ci sono delle strutture adibite per i familiari di questa persona che... No. Poi nel momento in cui questo è stato operato, mettiamo di artroprotesi d'anca, e non è che può ritornare a casa sua, occorrono delle strutture dove possa fare riabilitazione. Effettivamente anche queste cose, no? Mancano, tanto è vero che noi, io ho avuto questa esperienza personale, italiano, non per l'anca, ma per un altro incidente, andavo avanti e indietro, accompagnato da una persona. Sì. No? Ecco, allora c'è molto da fare su questo, se vogliamo essere effettivamente non legati solo alla storia, ma guardare anche al futuro. E lì ci riallacciamo al discorso di una struttura ospedaliera nuova ed efficiente per essere attrattivi, che è urgentissimo fare, altrimenti sia i medici, non so come si ritrovano dentro un ospedale vecchio, sia è difficile essere attrattivi per pazienti nuovi, questo senza dubbio. Vi do la parola adesso a lei, consigliere. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.